Day, Paul Pilon Pride. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo chiesto in Commissione Giustizia che fosse acquisita agli atti la missiva inviata dalla Segreteria di Stato della Santa Sede al Ministero degli Esteri per il tramite dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Vogliamo ovviamente che questa sia collegata agli atti e ai lavori che stiamo portando avanti in Commissione Giustizia. È, come ben sapete, un tema che noi abbiamo sollevato fin dall'inizio, cioè il pericolo che il DDL Zan metta a rischio la libertà di espressione, la libertà educativa e la libertà religiosa, la libertà di manifestare liberamente la propria convinzione religiosa e il proprio di esercitare il proprio culto, e quindi il tema, come visto, non era peregrino. Noi restiamo convinti che questa proposta debba essere profondamente rivisitata. Ci sono state delle ripetute proposte di sedersi attorno a un tavolo e di parlarne, e noi ribadiamo questa posizione. Parliamone, togliamo tutto quanto è nocivo per la libertà, e se vogliamo arrivare ad aggravare le norme che sanzionano chi sia talmente pericoloso oppure talmente delinquente da mettere a rischio l'incolumità di qualcuno semplicemente perché ha un orientamento sessuale diverso dal suo, beh, allora su questo noi siamo d'accordissimo, quindi tutto qua, niente di nuovo. Pensate di poter avere una sponda dal Partito Democratico ora che Letta in qualche modo apre? Vedremo, su questo ha già parlato anche il segretario Salvini, ha parlato molto chiaramente, piena disponibilità al dialogo, quindi vedremo. Ok, grazie. Buon lavoro e grazie a voi.